Questa puntata si è recata in un luogo che eh, ho visto tantissime volte. Ho seguito tutte le vicende che riguardano Pian del Duca e le strutture che qui ci sono state. Se ne è parlato tantissimo, per esempio, quando qua c'era il CPT, quando c'era il CIE. Abbiamo visto questi luoghi che adesso lungo tutto il servizio vi mostrerò con le sbarre, con le reti. Con le persone dietro le sbarre chiuse perché erano extracomunitari ma con precedenti penali. Se ne è parlato tanto perché qui eh, quando si facevano le proteste contro i CPT, contro i CIE, vennero anche del, degli ex, oggi ex parlamentari a protestare perché qui dicevano ci fossero i maltrattamenti per le persone. E noi l'abbiamo girato sempre, ogni volta che siamo venuti o invitati o perché ci andava di venire, non abbiamo mai trovato le porte chiuse e siamo entrati. E tanti dei nostri servizi questo lo dimostrano. Basta fare una piccola ricerca anche su internet, per esempio, trovate l'ultimo servizio che è stato fatto in questa struttura quando era ancora un CIE. L'ho realizzato io grazie anche a Raffaello Conte, quando nemmeno la polizia ci voleva far entrare. Ma noi. Siamo entrati con un permesso, abbiamo delle testimonianze, lo trovate anche su internet. Questo per dire che oggi vi mostrerò quanto è cambiata questa struttura. Che negli anni ha seguito la legge e come la legge ha richiesto è cambiata. E che nonostante i diversi attacchi, Raffaello Conte è ancora qui e vedrete quale contributo dà alla società. I Lametini lo sanno perché sanno quante cose hai fatto su questo territorio, a partire dal verde che fino a qualche tempo fa era uno specchio grazie al lavoro che facevi tu, oggi l'erba è alta, ci sono gli insetti, ci sono i topi, c'è di tutto. Questa è. Però io oggi voglio far vedere ancora come hai cambiato questa struttura, che oggi è un cas. Tu hai ancora degli ospiti extracomunitari, ma non sono più i pregiudicati, non ci sono più quelle persone che anche la polizia doveva controllare. Ma eh, tu hai detto bene il fatto del CIE, ma ancora prima del CIE noi qua avevamo, eh, abbiamo avuto circa 73.000 curdi che sono arrivati eh. tra noi e batolato. Poi l'allora eh, ministro dell'interno napolitano, ma in, nello specifico Minniti, che era sottosegretario, ci dissero facciamo questa. Questo esperimento di fare questo CIE, che era un centro per espellenti, perché a difesa di chi si comportava onestamente c'erano questi luoghi, non luoghi, dove praticamente in attesa dell'espulsione dell dovevano stare. E quindi noi abbiamo seguito giustamente la legge, come stiamo facendo adesso. Ma tra un aspetto custodialistico, di violenza, a, a dire appunto questo, insomma ce ne, ce ne passa. Noi siamo stati in giro in tutto il mondo, io ho l'età che ho, dire, la vita per quanto lunga è sempre breve, quindi dobbiamo approfittare per tentare di migliorare questo mondo e renderlo un pochettino migliore. Abbiamo tentato in tutti i modi, onestamente, onestamente con tutto questo discorso di mafia che c'è ancora la Mecia, giustamente non è che non c'è, eh, voglio dire sciolto il Consiglio Comunale, ancora noi abbiamo eh, personaggi e, e, e modi di fare che sono prettamente mafiosi, quindi abbiamo grande preoccupazione per i nostri figli, per quelli che saranno, quelli che ci saranno la cosa pubblica, che saranno eh, garbatamente pure eh, la nuova realtà, parliamoci chiaro, ma voglio dire... Noi ci abbiamo messo impegno, sono tre anni che noi abbiamo cercato di pulire la città, di aggiustare i vetri del palazzo rotto. Abbiamo eh, reso la città... Eh... Non dico una piccola Svizzera, ma quasi, voglio dire, noi avevamo. Sicuramente più presentabile di oggi, che purtroppo subisce questo commissariamento. E che, non, è, non, è, non penso che sia il commissariamento. No, no, infatti, perché... questo volevo dire, non, non, è... non sono i commissari che bloccano determinate cose, perché i commissari seguono la legge pure loro, devono stare a determinati passaggi. Dicevo, sicuramente è meglio di quello che oggi, che se, eh, subisce la stasi che ogni ah, cosa, commissariamento questo, porta. La città sa benissimo che sono due o tre personaggi che ancora girano corridoi, posti, stanze che comandano tutta la città. Punto. Quando poi noi andiamo a vedere, i commissari hanno giù su tutti gli impianti sportivi. Allora, se io al CIE ho avuto per quasi 11 anni, ogni mese, una commissione che veniva a controllare se l'estintore era scaduto o meno, se l'acqua funzionava in caso di incendio, se c'era tutto a posto. Perché questo non può avvenire per un semplice comune. Cioè noi siamo andati quando c'era la Palace come si chiama Pala? Eh, siamo andati a controllare perché dovevano essere. Cioè, voglio dire, se tu hai 10 metri di filo di erba davanti a un gruppo elettrogeno, no? Se manca l'estintore, che poi sono esibie e fesserie, insomma, con 10-15 mila euro non si può aggiustare tutto. Allora la colpa di chi è? Cioè tutte le due amministrazioni, Mascaro, Speranza e forza ancora prima, non si sono accorti di accorgersi di queste cose. Se non si sono accorti, questo lo vuoi dire tu, ma c'è chi dice che nessuno ha provveduto pur sapendo, ma lasciamo cadere. Vorrei fare un piccolo passaggio, poi passare oltre a, con... Tu hai parlato di drangheta, di mafia, tu sei stato accusato anche da alcune trasmissioni nazionali di essere un colluso, di lavorare perché sei anche tu uno certo. di loro. Quando chi conosce la tua storia sa benissimo che puoi anche essere un personaggio che magari perde la pazienza, la perde anche davanti alle telecamere, tutto quello che vuoi. Però sicuramente non, non sei un colluso. E hanno però tentato anche di metterti questa etichetta. L'etichetta è uscita fuori quando è venuto Giletti, con l'operazione Morra, Giletti e altri. Perché evidentemente c'erano le elezioni politiche a Cosenza, per cui una vittima sacrificale dovevo essere io. Ma se qualcuno ti fa la domanda, ma tu la, la carne dove la compri? E il giorno prima è stato chiuso il supermercato due mari? No, 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 il giorno prima. Per, eh, per un discorso che loro dicevano che poi, insomma, a parte di sequestro è un mafioso: se compri la carne là, sei mafioso. E allora ce ne sono di mafiosi? In una, in una linea teorica, ma appunto voglio dire, no. se poi tutto deve essere il contrario di tutto, insomma, cominciamo a partire da qualche parte. Io, la giornalista uh, a cui dicevo queste cose, non mi ha mai detto che andavano. Uh, la trasmissione di giretti che andava ad un pubblico, no? per cui uno, molto chiaramente, ma allora fate comunella, ma se io ho preso questo terreno, dove sei tu adesso? Io ho preso 40 anni fa questo terreno, a, a 12-15 personaggi che erano tutti legati ad ambiti malavitosi, l'ho preso io questo terreno, siamo rimasti due anni a lottare, va bene? Guarda caso il Consiglio Comunale dopo questa nostra, venne sciolto per infiltrazione mafiosa, e ancora io subisco lonta malgrado il, eh, il Consiglio Comunale abbia messo eh, una variante su questo posto, su questi sei ettari, dove noi dovevamo e abbiamo costruito la cittadella di Piantaducca, una cittadella di solidarietà, che ancora qualcuno tenta disperatamente di riprendersi. E ricordati che la mafia, malgrado tutto. La mafia non dimentica, la mafia non dimentica. Qualcuno c'ha interesse su questo terreno, in un modo o nell'altro faranno di tutto per ancora screditare, rendere immorale tutto quello che faccio io. Ma non ci riusciranno perché quando uno è pulito, io sono stato scout, Don Saverio, mio padre, una grandissima persona, no? vedi cosa c'ha a che fare con quattro carapari che guardano le pecore con le Mercedes. Cioè, stiamo scherzando. E allora per, capisco che tu ti metti pure in difficoltà che per queste cose le dico solo io. Però mi eh io... meraviglia che io dico queste cose. Io, quando ero piccolo. non Sai che non mi meraviglio, l'abbiamo detto tante eh no, volte. No, 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 diciamolo no. paradosso, diciamolo quello che vuoi. Però ti sto dicendo, quando ero piccolo io, c'erano quelli che guardavano le pecore e quelle mercedes. Adesso è la stessa storia. Noi abbiamo a che fare con gente che si vende più. C'è uno che va con lo capuccio a casa di quello, uno che per 5.000 euro si compra i voti, cioè, ma di che stiamo parlando? C'è cioè, la civiltà, dov'è? Di cosa parliamo? Ci sono le scuole, quei bambini, i nostri figli, con l'erba, da metri, che i genitori vanno a trovare erba, erba dove sono? Io ho messo un operatore, altro mezzo, 50, davanti all'ospedale, l'abbiamo perso perché l'erba era da 2 metri. Quindi voglio dire, di che cosa parliamo? Dov'è la civiltà? Quali sono? La mezzia, questi personaggi... Che hanno a che fare con l'onestà, dove sono? Dove sono? 16 persone coinvolte nello scioglimento del Consiglio Comunale. E calabresi del mondo di CA, e chi l'ha così, e quello con lì. Di che stiamo parlando? Io rinuncio, nel senso che restate voi qua, ma non si può. Non si può proprio, non si può. Io sono pressato, ti faccio vedere le mie email, mail no? di maestre che mi dicono per favore guarda fai, vedi se vieni a pulire qua ma non lo dire che se no sono punito sono punita, non lo dire non... voglio dire io sono andato a pulire il parco Mastroianni si può lasciare un parco che è meraviglioso nelle condizioni in cui è Parca argata, eh, parco impastato cioè di che cosa stiamo parlando chi è la persona che si può ergere a dire io sono una persona onesta nessuno che dice lui, i partiti Pei, capei, insomma, no? Voglio dire, è venuto, venuto a per dire, questo Petruzzi e Restucci, chi è? che erano nostri... Cortese e Petruzzi. Eh, non partigiani, che chi male ha visto che li ho scritti che c'erano nulla? Quindi l'amore per la città. Io una grande stima ce l'ho per Villella, per lo storico che è uno spettacolo... È una vita veramente... che dedica eh, la, la, la sua ricerca, la storia, su eh, questo non territorio. Però mai, eh, eh, quando avrò occasione parlerò bene di lui, voglio dire, lui sa tutto, tutto. c'è qualcun altro insomma, che comincia, ma è il bene della città che io questa struttura eh, sta facendo un lavoro che credo sia unico, nessuna struttura come questa ha pensato di eh, mettere eh, insieme questi giovani extracomunitari e farli ric ricostruire eh, anche un po' della nostra storia, della nostra tradizione, perché come vedete dalle immagini, questo che ehm, Raffaello Conte chiama Mandala è eh, bellissimo. Uh, resterà qui per sempre fino a quando te lo permetteranno se non ti prenderanno la struttura resterà Devono qui per sempre se sul mio corpo <ride> lo faranno presto perché voglio dire poi sai non avevo più 40 anni però abbiamo la non è che forza sei tanto lontano dai 40 su delle, però dico questi ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario e noi lo stiamo mostrando Diciamo che il motivo fondamentale è anche questo, far vedere come questi ragazzi insieme, che cosa ti hanno detto quando gli hai proposto di fare questo? No, un problema serio è che noi facciamo questo, perché intanto stiamo abbellendo il centro, qua deve essere uno spettacolo, la gente deve venire a vedere solo per le cose belle, perché per esempio verrà fatto un porticato con le colonne d'oriche, che cercheremo di prendere indietro a quella che è la, la cultura, non dico della Magna Grecia, ma dobbiamo fare qualcosa che sia questa bellissima città che ho proposto 40 anni fa, questa cittadella di Pian del Duca. Adesso cominciamo con i da seto, per esempio, la... ma la cosa seria è che noi abbiamo 22 ragazzi fermi, va bene, che di solito erano impegnati anche nella cura del verde e li ho li ho dovuti impegnare a fare questa cosa qua. Perché l'ozio è il padre dei vizi, questa è una grande verità. Noi abbiamo sempre da fare, perché abbiamo fagnamerie, officina, abbiamo, voglio dire, questo rapporto con l'Interland, che poi andiamo a, assieme ad altri comuni a pulire spiagge. Vi occupate anche degli animali? Abbiamo una quarantina di cani, abbiamo una quindicina di gatti, che fra l'altro cose vanno sopra Arush per dormire. Quindi... Eh, è l'unica cosa che mi dà fastidio, però abbiamo 40 cani, però cosa stiamo facendo con questi cani? Se ne potrebbero avere 7 in effetti, no, di più no, però se mi lasciano avanti alla porta è inutile chiamare al canile per venirla a prendere perché non lo fanno. Ma le ragazze che sono volontarie qua, voglio dire, stanno facendo un lavoro, eh? stanno facendo un lavoro serissimo. Eh, facendo in modo di sterilizzare le cagne che ci sono e che troviamo e questa opera di adozione cioè noi ne avevamo 52 mi sembra che 20 sono state adottate cioè in maniera scientifica precisa come dovrebbe essere fatto anche culturalmente per un canile moderno voglio dire no La legge Uno spazio libero dove possono essere anche qua anche perché c'è l'integrazione eh, con noi, persone, con umani, insomma, dove tutti ci bene. Cioè, appena ci sono i cuccioli che lasciano alla porta, se mi primi, voglio dire, no? Ad andare... Eh... Oh! Mastro! Un attimo. Scusate, ma... stiamo sbattendo... E quindi, voglio dire, eh, c'è questa logica che è pure di... come si dice? Un terapia, però... Questi che vengono da, dai paesi eh, subsahariani, questi che vengono, trovano certe volte anche amicizia e si curano il proprio cagnolino, quindi è una cosa molto molto bella e hanno eh, stima e cura. L'altro giorno un cinghiale eh, ha preso un cane l'ha fatto a pezzi quasi, no, l'abbiamo preso in tempo, l'abbiamo curato, salvato e, ed è una cosa pure buona, tutti che gridano, parlano. Passano il tempo. Sì, sì, se, se, se torniamo al, a questo lavoro che questo stai facendo, sto utilizzando le seminiere dei pomodori. va bene? Tu hai la, la macchina fotografica, naturalmente l'idea è la mia, non è di nessun altro. Se andate su YouTube non la trovate, questa eh, qua. Però siccome sono a cono si possono mettere a testa in su e quindi rimane un puntino, praticamente come un pixel. Questo è fatto con, 160, con 400 puntini a metro quadrato. Adesso ne stiamo facendo seminiere molto molto più piccole, quindi i pixel aumentano, per cui si vede molto più... Uh, nitida qualsiasi disegno che noi facciamo. Chissà tu parli so. di pixel e di seminiere di pomodoro. Sì, vedi, vedi due cose, no, vedi le due cose, la seminiera del pomodoro sì. e i pixel che è una cosa attualissima. No, una cosa. Se tu hai 9.000 pixel nella ma macro che ce n'è 16.000, la fotografia viene nitida. Quindi se tu hai un mosaico con dei petri de 10x10, vuoi mettere quelli piccolissimi. Quindi noi stiamo aspettando queste nuove seminiere e faremo questo tipo di lavoro, se ci fosse un'amministrazione intelligente, per i marciapiedi sarebbe meraviglioso. È chiaro che non è carrabile più di betoniere, no? però marciapiedi, aree di, 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 di piazze, di sarebbe uno spettacolo, anche perché. Fatto in una certa maniera, con la rete sotto, con i tubi dell'acqua che anche d'estate che arriva a 60 60° certo. non salta nulla, è un'idea insomma di, di, delle tante che abbiamo. Questa è un'idea tua, sia per il materiale utilizzato che per il disegno? Sì, sì ci sono molti che vogliono sapere come si ha, possono farlo benissimo a casa, si possono inventare eh, queste piazzuole e poi se li fanno... Ed è una cosa meravigliosa, quindi voglio dire. Con un brevetto tuo? Un brevetto è un'idea mia, perché poi i brevetti sono soldi, io soldi non me ne frega nulla, che, so, che si sappia in giro, a me interessa eh, da 40 anni sta parte, da quando lasciai Don Saverio, perché mi insegnò tante cose. Fare cooperazione, stare con gli altri, va bene. Al volontariato non ci credo perché noi facciamo i servizi, perché la gente comunque. Se io sono volontario, io devo avere il mio superfluo, cioè il volontariato è il mio superfluo che, che do agli altri. No, se io assisto un anziano o il sogno, domani no, non esiste, allora i servizi sono un'altra cosa: che vanno pagati che perché vanno è giusto pagati. il lavoro che venga pagato. Perché voi Si parla di reddito di cittadinanza, di inclusione, di quello che vuoi. In Svezia, da quando nasce a quando muore, si è assistito. Allora, tutta questa idea no, che. Deve essere così, sì, ma tu sei assistito, non fai nulla. No, giustamente, quando noi campiamo, quando noi nasciamo, avevi di campare la vita. Non andiamo a vendere per un, un posto di lavoro a mafioso di turno, a un bavoso che vuole la ragazza a letto, queste cose. che Basta! Cioè, la civiltà nuova è questa. Poi queste ragazze di colore, voglio dire, no? Che in America hanno il tuo presidente, hanno il tuo presidente nero. Questi, questi ragazzi che sono qui da dove vengono? Ma che si vengono da tutto il mondo? Ora Mo stanno arrivando in maggior parte iracheni, i siriani, perché lì c'è la criticità, ma voglio dire ci sono su 32 nazionalità. E quanti sono, abbiamo detto? Sono sempre 150, noi abbiamo questa convenzione da sempre, anche quando abbiamo avuto tempeste, burrasche, cose, eccetera, eccetera. Perché questo è un centro di eccellenza. È un centro di eccellenza che prevede il fatto di mandarli a scuola, anche se loro, smanettando con l'iPad, iPhone, cose, ci, sanno di fare di tutto, di più, quindi noi non avevamo proprio bisogno, siamo noi che siamo dei cratini. No? Ma a loro fa piacere lavorare su questo mandala, così come lo chiamiamo? Loro lavorano, nel senso che lavorano. no? Quando loro hanno uno stipendio di sette, perché loro più di 3-4 ore non fanno da noi, anche nel, nel, nell'erba, nel, nel verde, nelle altre cose. Quando loro hanno uno stipendio di 600-700 euro al mese e lo mandano in Africa, dove lavorano per un dollaro, che è la metà in euro quasi, a 30 euro al mese, con 600 euro ci mangiano una, un anno. Però il discorso dell'orgoglio è che ragazzi che prendono la patente, gli unici ragazzi che. Vede, intanto alla mezza, le uniche macchine scritte, malgrado tutto, con tutte queste associazioni, pseudo-associazioni. Eh, che ci sono, cioè, vedi solo un grado tutto. Non so. e poi siete anche pro, sede protezione civile, no? La protezione civile è legata alle associazioni, no? Cioè la protezione civile sono i vigili del fuoco, polizia e carabinieri, poi ci sono le associazioni di volontariato. Noi mostri, succede un terremoto a Triolo, a parte i Diavoli Rossi, ci siamo noi, che arriviamo con le nostre cucine e portiamo immediatamente da mangiare, più 3.000 persone all'ora. 3.000 persone allora, all io sono stata da voi quando eravate all'Aquila, al terremoto dell'Aquila, ho fatto il servizio fatto porte, sulla, sì. sulla presenza vostra uh, all'Aquila che è stata straordinaria. Noi siamo stati a Preturo, facevamo su 2.500 passe, non erano tanti, però a mezzogiorno, mattina e sera servivamo tutte le frazioni, quindi... ma siamo stati da tutte le parti, in tutto il mondo. quindi... Io ho scritto ieri, eh, salvate eh, la potenza lavorativa della Malgrado tutto e tutto quanto brillerà. Ma siccome abbiamo semplicemente modus vivendi, che è un apparire, è la lotta alla mafia, è l'antimafia, è la cosa, eccetera, eccetera, noi non salviamo nulla. È vero, tu hai altre, oltre, oltre a Pian del Duca, tu hai altre sedi, ma è vero che Calypso, dove tu avevi i ragazzi, aggiunto, ragazzi con handicap. Calipso da 35 anni, che è la, la, la nostra struttura d'eccellenza che ancora funziona, però senza i soldi dell'amministrazione, qualcuno, eh, quindi invece assessore con la Giunta, eh, ci sono state tre, tre commissioni fatte apposta per la Calipso, dove all'ultima e alla fine eravamo rimasti d'accordo che con 30.000 euro che il Comune dava alla struttura. Sarebbe campato lo stesso perché il resto l'avrebbero messo i genitori e noi, cooperativa. Ci sono stati cacciati pure questi soldi qua e sono stati spesi a, a pioggia dati a non so a chi, non so a chi. Noi abbiamo fatto una denuncia. Per quanti problema. anni il comune vi ha dato questo, questa sovvenzione economica? Per 35 economico. anni. Per 35 anni. E vi è stata tolta quando? L'anno scorso. Due anni fa, due anni fa. Con l'amministrazione Mascaro. Sì, con l'amministrazione Mascaro è stata tolta. E okay, che la motivazione? Veramente noi lo sappiamo, perché non c'erano soldi, perché questo, perché quell'altro. Però, guarda caso, i soldi subito dopo sono stati dati a pioggia a 100 persone, e non so con quale titolo o quale titolo. Ma tutte queste cose noi le abbiamo. Che lo sappiano, tanto che ci siamo in televisione, abbiamo guardato tutto, abbiamo denunciato. Io ho fatto almeno quattro denunce serie. E Ma pian piano arriveranno, perché qua purtroppo bisogna andare avanti così. Loro sanno dove abitano, qualcuno ha tentato di bruciarmi la macchina, un gatto che non trovo più, le teste di tonno, io lo, loro sanno dove sono io. Quindi voglio dire che sia chiaro questo, che non siamo né cretini né stupidi. E le ultime cose avvenute, tutta la media sa come siamo messi. Sai cosa mi pongo io il problema? Chi si presenterà alle prossime elezioni? Chi verrà a dire io sono una persona onesta? Tu pensi che ritroviamo dieci persone? Io penso proprio di no. Io penso proprio di no. Torniamo al lavoro di Pian del Duca, yes. tanto poi qua tu mi ci riporti lavoro lo stesso. Di Pian del Duca. noi abbiamo queste attività che facciamo, quelle sono? Studenti, ecco. con, uh, i ragazzi con uh, disabilità mentale, i ragazzi con handicap psichico, anzi si dice, mo si dice non diversamente abili. Però, guarda caso, quando poi io chiedo aiuto alle no? associazioni di categoria, tipo FISH per esempio, hai mai visto qualcuno che ha risposto: Vedi che mi hanno gesù un centro? Assolutamente nulla. Però, poi sappiamo in televisione che uno ci brucia una lattuga, un altro così, un altro così, però, voglio dire, c'è questo gioco al massacro, voglio dire, di cooperative che pure esistono da 40 anni che però non si parlano, capito? E non penso poi, tutto sommato, che uno faccia cose così gravi rispetto a Nard, insomma, no? però c'è questa logica qua. Io purtroppo prete non sono, io devo grande rispetto al rimedio, al, al vescovo Palatucci che veniva qua, dove sei tu, a distribuire ai ragazzi le scarpe, le magliette, le cose. Quindi voglio dire grande stima per alcuni personaggi, ma non per tutti. Quello che vorrei fare, e questo lo lanciamo, per quanto riguarda i genitori separati, i cosiddetti, principalmente i cosiddetti maschietti, no? eh, che subiscono tante volte ingiurie, cacciati fuori da casa il giorno dopo, non possono vedere i figli se non hanno una, una casa, una struttura. Vorrei creare almeno per una decina di posti di questo tipo qua una specie di bed and breakfast d'emergenza. Va bene, se tu vuoi vedere tuo figlio e non sai a che parte andare, a che parte che pesci prendere, eccetera, eccetera, organizzare una struttura di questo tipo, va bene? Totalmente gratuita. Cioè tu vieni con il tuo figlio, con questo e con quell'altro, perché capita che da un giorno all'altro i genitori eh, separati vengono divisi dai figli ed è una cosa così micidiale che non hai idea. Beh sì, è un grande, un grande dolore, questa è una, una bella idea. Abbiamo detto che c'è eh, una falegnameria. Sì, abbiamo una falegnameria che stiamo uh, sistemando, stiamo facendo anche il discorso della cartapesta, quindi mo usciremo fuori con queste cose meravigliose che facevamo un tempo. Poi c'è l'officina meccanica, tutta questa è data alle diverse tipologie. Noi abbiamo per esempio ragazzi del Bangladesh che lavorano in officina, Abbiamo la falegnameria, eh, questi che stanno facendo, che sono di eh, nazionalità di, diciamo eh, nigeriana, eh, somala, eh, sono quelli che sono più bravi, che sono da quattro anni pure qua, no? Ma è chiaro che mentre le navi negriere nel 1800 portavano in America, quello che poi è diventato Obama, va bene? E quindi là, Ormai l'integrazione è un dato di fatto, qua da noi purtroppo si comincia. E quello che bisogna capire è che i nostri figli si sposeranno, magari l'afro italiano che è bello, che piace, che è bravo, eccetera, eccetera. Ma deve essere così. Quindi c'è un problema che al di là. Uno scoglio umano non è che lo può fermare. Quindi milioni di persone che premono, un miliardo e mezzo dell'Africa eh, si rifaranno alle potenze occidentale ricca e quindi sarà da così. Un problema è come si prende questo discorso della globalizzazione. Sai quando cambieranno delle cose da noi? Quando noi cominceremo ad avere i poliziotti di colore. Tu immagini l'America, no? perché io mi vedo le cose. no? Vedo i poliziotti, quelli di colore, che sono comandanti, che sono chiesti che dà, i semplici delle film. No? Da lì capisci veramente che vuol dire. La globalizzazione cosa vuol dire il nome... In America, che prima era Smith il primo, Adesso si chiama Sanchez, è ispanico, per cui eh, la globalizzazione ce l'abbiamo apportata, non si può fermare, non si può fermare assolutamente. Volente o nolente, capito? Cioè, ormai tu vai nelle grandi città, ormai vai nelle aziende, tanti lavori non li può fare più nessuno, non è vero che l'italiano che sono tutti chiacchiere non li vogliono fare più. Metà della gente vuole lavorare e l'altra metà si vuole divertire. È una realtà allora secondo te che non può essere. Io non, non, non mi addentro in questo discorso perché sarebbe troppo lungo, lo possiamo affrontare anche in altri momenti. Spero che tramite le immagini che abbiamo mandato su questa nostra intervista sia stato... Oh, Bello per chi ci ha seguito comprendere che cos'è la realtà della cittadella di Pian del Duca alla mezza terme, dove vuole arrivare. Speriamo di aver dato questo messaggio eh, positivo, anche se molto molto forte, da, dalle parole che tu hai detto, da quello che tu hai espresso. E come sempre io mi auguro che al termine, dopo la sigla, da parte vostra che ci seguite a casa ci sia una piccola riflessione. Spesso queste riflessioni vi spingono a scrivermi sulle pagine dei social e, e mi date spunto per altre cose. Io l'ho fatto sempre ma tornerò con Raffaello, magari andiamo a vedere anche qualcos'altro che lui ci potrà mostrare. Per oggi per, spererei qualcuno che mi facesse denunce. Per quello che hai detto? Non darevano mai denunce, perché? Lui doveva chiudere così, non c'è verso. <ride> Vi lasciamo con le immagini di questo capolavoro che possa essere di buon auspicio per un impegno futuro di tutti noi verso la bellezza, perché la bellezza ci dà veramente tanto e ci cambia anche un po' il cuore e la mente. Grazie Raffaello. Grazie a te Nadia che hanno scimmato a 40 anni. Sì, no, non posso dire 40 anni perché se non te ne giù. E mi fai vecchia, poi si fanno eh, appunto, i conti 30, e decidono quanti anni. anni ho. 27 anni, dai. Va bene così, mi piace così. Arrivederci.